scassato, ca. Seconda parte di Follow the Music, questo venerdì 21 ottobre qui su DJ Fox Radio Station. Fino a pochi secondi fa abbiamo ascoltato Pino Daniele Forever, Pino Daniele Tribute Band e la loro I So Pazzo. Spero di averla, pronunciata giusta. Marcello, ho detto bene I So Pazzo? Hai detto bene, ma mi preoccupa il fatto che sa cosa dire anche la parolaccia, perché poi a un certo punto c'è la parolaccia. No, ma l'abbiamo fatto sentire apposta. Infatti ho chiuso gli screen, non mi scassate, vabbè, e si può dire tanto, dai. Intanto volevo dire buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Grazie per l'invito. Grazie a te di aver accettato. Quindi Marcello Pizzo, presentaci gli altri musicisti che suonano con te. Vai. Allora, io sono Marcello Pizzo, sono il chitarrista, sono anche la tromba, ma in Pino Daniele naturalmente sono solo la chitarra. E il frontman è Marco Grimaldi, la nostra voice, e poi ti racconto su di lui degli aneddoti. Sì. E il sax è Alberto Guzzardi, che suona anche nell'orchestra, ha suonato nell'orchestra del Bellini di Catania. Il nostro tastierista è mio fratello, Davide Pizzo, perché noi suonavamo da bambini assieme, poi siamo stati 35 anni fermi e poi abbiamo ripreso. Il nostro bassista è Fabio Pazzano, che è molto conosciuto nella zona della Sicilia, è un gran bassista, veramente molto bravo. E poi abbiamo il nostro ragazzino, il nostro bambino, di appena 20 anni, 22 anni, ma suona da noi da quando aveva 15 anni, che si chiama Matteo Ceretto. Penso di essermi ricordato di tutti, spero. No, siamo in compreso il cantante, siamo elementi. Ho capito, quindi molto numerosi per questo tributo, veramente interessante. Quando è nata la tua passione, per appunto Pino Daniele, la musica di Pino Daniele, e quando avete deciso comunque di mettervi insieme in questo tributo? Guarda, è molto interessante quello che è successo, perché in pratica io e mio fratello già avevamo il pallino di Pino Daniele, ma trovare una persona che abbia la voce come Pino Daniele è pressoché impossibile. Ma è successo, diciamo, il miracolo, perché noi abbiamo vinto il festival più importante della Sicilia di cover band, che si chiama Risuoni, della Sicilia, diciamo dell'Italia. Diciamo, si svolge in Sicilia, ma è il più importante festival cover band d'Italia, che si chiama Risuoni, ma l'abbiamo vinto con Whitney Houston, una ragazza che si chiama Sia, bellissima. E Marco Grimaldi ci ha sentito e mi ha contattato. Io in quel momento non ho ascoltato neanche l'audio che mi aveva mandato, perché lo sai, ci contattano in tanti, quindi non l'ho ascoltato dopo diversi mesi. Appena l'ho ascoltato sono rimasto impietrito, perché in un primo momento mi sembrava la voce di Pino Daniele, e poi ho visto alcune piccole differenze e ho visto che era lui che cantava, e quindi l'abbiamo, diciamo, convocato a Siracusa, perché noi, dimenticavo di dire, siamo un gruppo di tutti siracusani, e solo, diciamo, Marco Grimaldi, il frontman, è il sassofonista, e sono di Catania. Quindi abbiamo organizzato una prova a Siracusa, e appena l'abbiamo sentito, ripeto, siamo rimasti impietriti, ma la cosa bella è che appena abbiamo fatto le prime esibizioni è arrivata una telefonata, che io pensavo fosse uno scherzo, perché Etna Jazz in pratica è un'istituzione musicale che invita solo i personaggi di grosso calibro, i nomi, i big, e quindi ho detto qua stanno scherzando, ci invitano a noi di Pino Daniele. Fa no, abbiamo sentito questo ragazzo, vogliamo Etna Jazz. Abbiamo fatto tremando questo festival Etna Jazz, e in che festival siamo stati solo noi a suonare, ci hanno avuto da soli. E in pratica da allora abbiamo fatto, solo nel mese di luglio abbiamo fatto 18 esibizioni, e però poi la cosa bella è che siamo stati inseriti in due tabelloni sempre di big, e quindi per noi è un onore, perché un onore, siamo, certo. A te cosa ti piace di Pino Daniele personalmente? Allora, a me personalmente piace in pratica l'influenza del blues, in pratica questa persona Pino Daniele è stato un creatore di musica, perché ha inserito la musica partenopea col blues, e non solo, ma c'è stato il periodo che ha inserito anche i ritmi orientali, e infatti molti brani, e questo lo dico per gli addetti ai lavori, hanno delle scale melodiche e armoniche, quindi hanno delle scale anche orientali, di influenza orientale.
e quindi lui ha fatto questo misto di musica tra basso europeo, blues e orientale, che la rende unica come musica, a mio avviso. È un autore unico. Apprezziamo, apprezziamo, è sempre qua con noi, anche se insomma ci ha lasciato così troppo presto. E voi, secondo me, celebrandolo nel vostro piccolo, ma piccolo grande, secondo me coltivate, aiutate a coltivare questo ricordo. Ma guarda, ti dico una cosa particolare che mi ha fatto tanto ridere, che sei un po' cinica. Perché in pratica ci hanno fatto un'intervista in televisione e poi è uscito un articolo nel giornale dove c'era scritto: se vi girate di spalle e ascoltate la voce di Marco Grimaldi, mi sembra Pino Daniele che sia uscito dalla tomba. Quindi questa cosa mi ha colpito in modo particolare, ma la voce è molto molto simile. Cioè, il grande Pino era uno, qua siamo su ottimi livelli e la voce è uguale. Per altre cose non è una voce imitata. Marco sa cantare con la voce di Pino Daniele, canta così, tanto è vero, naturale, anche che noi ridiamo perché a volte facciamo dei brani che non sono di Pino Daniele, ma ridiamo perché li fa Aldo Baglioni con la voce di Pino Daniele, Lucio Dalla con la voce di Pino Daniele, e quindi lo dobbiamo invitare la prossima volta, perché voglio sentire, che ne so, avrai con la voce di Pino Daniele, oppure non lo so, ma attenti a lui, guarda, molto, molto particolare, però meglio evitare. Ripeto, lui è nato con questa voce, non è un'imitazione, è proprio la sua voce. Ma non è la prima volta che mi capita anche con altri tributi, proprio i cantanti soprattutto, che hanno questa voce, ma anche in alcuni casi anche le sembianze, senza volere truccarsi troppo, arrangiarsi troppo, proprio alla naturale hanno, diciamo, questo tipo di, secondo me è anche una congiunzione astrale, una coincidenza. Comunque, noi qui ovviamente la musica la fa da padrone, la passione soprattutto che anima anche il vostro tributo, e una delle canzoni più passionali, più appassionate, più emozionanti di Pino Daniele è Napulè. Già la senti sottofondo, Marcello? E io direi Napulè e poi continuiamo a chiacchierare. Benissimo. Magica, magica, magici, Pino Daniele Forever, la Pino Daniele Tribute Band. Abbiamo qui ai nostri microfoni Marcello Pizzo. Io intanto vi dico che questa Tribute Band la potete trovare sia su YouTube, quindi al loro canale YouTube, e anche sui loro profili Instagram e Facebook. Marcello, mi dicevi fuori onda che c'è subito un aneddoto che mi vuoi raccontare. Sì, guarda, una cosa incredibile, perché in pratica noi quest'anno abbiamo suonato in Piazza Noto, sai, la capitale del barocco, un posto molto importante, abbiamo avuto una